le traiettorie, frena qui, frena là, e la telemetria che ho visto di Luca dall'altra voce. Sono molto più aperti, ma molto. Non ci siamo. Settembre 2018, siamo ritornati a Varano per l'ultimo round di campionato. Matematicamente non sono ancora fuori dai giochi, ma per vincere il campionato dovrei vincere entrambe le gare e i primi quattro dovrebbero ritirarsi. Impossibile? No. Altamente improbabile? Sì. Quindi quasi inutile sperarci. Oltretutto, dopo il secondo round di campionato corso qui a Varano a maggio, non sono mai più tornato a girare su questa pista, in quanto l'unica giornata di test in programma l'hanno annullata. Quindi non vedo questa pista da 4 mesi. Da un lato vorrei vincere la mia prima gara in moto della vita per concludere la stagione in bellezza, ma dall'altro devo confrontarmi con la dura realtà. Il più grosso problema di tutti i piloti di moto è il budget. A Franciacorta ho fatto danni grossi e oggi non posso permettermi altri danni. Correrò quindi col freno a mano tirato, dal costante timore di cadere e fare altri danni che non posso permettermi. A questo si aggiunge anche il fattore psicologico, per il quale dopo 3 cadute in un weekend perdi feeling con la moto e ci vuole tempo per tornare ad avere fiducia nella guida. Insomma, anche oggi parto in salita. Ma alla fine di ogni salita prima o poi c'è la discesa, no? Buondì, appena arrivato in pista, sono le 9:40, anzi sono le 10, devo entrare in pista. Vabbè, carene nuove perché le altre sono demolite. Si entra, primo turno. Turno finito, come potete vedere ho la tuta nuova perché quella che avevo a Cervesina era 2 taglie in meno. Grazie da Inese per avermela sostituita in tempo per la gara. La moto d'ora in poi sarà questa. Cioè la moto è sempre quella, sono cambiati solo i colori e le carene. Bene, sono tornato col mio coach. Ciao a tutti. Io ho una sensazione che non riesco a capire cosa sbaglio nella posizione di guida. Ok. Nelle curve io sento proprio che sono appeso al manubrio. Essere magari che esci troppo col sedere, ti avviti un po', può essere? Sedere non esco tanto. Ok, no. È da capire quello che fai in moto, così da fermo un po' dura da... Vabbè, mi vedrai da fuori. Finito, ancora piano, 13:0, sto lavorando sulla posizione, su quelle cose là, e mi sentivo scomodo sulla moto. Abbastanza evidente, sì, perché nelle varianti non sei molto fluido, quindi quando cambi direzione un po' scatti e si vede che non sei velocissimo. Abbiamo notato che, dato che la vecchia sella è stata distrutta dalla caduta di Franciacorta, ne hanno fatta una nuova, però come vedete un po' a cuneo, quindi quando vado giù in piega mi trovo a sedermi ad andare troppo giù col culo, quindi cado dalla moto. Andiamo a spiare le selle di quelli che gli danno il gas. Non parlo con te, eh? No, no, no. Cazzo, questa è una sella, guarda che grande che è. Sì. Certo, come me. Siamo tutti uguali? Più o meno sì. Posso provare a sedermi? Sono molto più aperti, ma molto. No, cosa ho appena visto? Il puntello. Fai vedere lo stivale. Così non cado, mi scivolo. Olè.
Siamo qua a spiare i campioni, lui è campione della race d'Attack 600. Il campione di abbigliamento, no, esatto. Questo qua è il nuovo stile paddock mozzachiodi. Fa vedere un po'. Ma mi mancano le calze. Ma infatti dove sono le calze? Sotto tuta. Pantaloncini. E ciabatte. E ciabatte. Però con calzino. Ok, abbiamo spiato da quelli bravi. Ok, stiamo allargando anche un po' i semimanubri. Ho visto che erano più larghi e si sta più comodi. Mi sento meglio. Ma che buon Fabri che è detentore del record della pista. C'ho sempre il mio momento in cui mi devo isolare da tutto, meccanici, rumori, altre moto, gente che ti chiede qualcosa. Allora vengo nel boschetto e dimentico un pochino il casino che ho in testa. Giusto. Magari farò l'effetto opposto. Mi rompo una caviglia qua. Ragazzi, c'è. Ti denuncerai per questo. Qua ci sono i fossi che non li vedi, sono nascosti dall'erba. Vabbè, però questo sasso qui mi sa di pietra della... Ah, possiamo iniziare a raccontare una storia. Dell'inspiration. Assolutamente provare il discorso della sella con più appoggio. Sì. Per di più semianubri che indubbiamente hai già provato altre moto così ti trovi più tuo agio. Cambio direzione poco fluido. E poi l'idea quello quando ti vedevo è che sembra che manchi velocità in ingresso. Quindi alle volte anticipi un po' l'inserimento. Quindi sì, va a finire troppo presto, ti rendi conto, ritiri sulla moto e poi arrivi giù. Questa cosa qua non so se ti torna. Sì. Secondo me è solo una cosa magari... Mi sento piantato in ingresso percorrenza. L'idea anche visivamente è proprio quella che ti manchi velocità. Poi di conseguenza mancando velocità vai a prendere il gas in maniera troppo violenta e crei magari anche un pochino di scompenso. Quindi se noi abbiamo un pochino più velocità in curva, quando prendiamo il gas possiamo essere più dolci e la moto tenderà a impennarsi un po' meno. E poi l'idea è che magari hai perso un po' il feeling davanti. Sì. Dimmi se è vero. Magari anche conseguenza delle scivolate di Franciacorta. Quindi stai andando un attimino più a sentire e questa cosa torna perché visivamente non entri forte in curva, ma è come se ti rilassassi dopo quando sei inserito. C'è sì, questa sensazione di rigidità e dopo... Da centro curva in poi mi rilasso, sì, quando prendo in mano il gas. Il boschetto si è rivelato essere la tana delle zanzare, io ho la tuta per fortuna, ma lui no, quindi è stato divorato. Vabbè, tra poco si entra. Alcuni a Milano dicono NCS. Non ci siamo. Finito anche questo terzo turno. Posizione in moto migliore, con la stella e i semimanubri aperti sicuramente meglio. Ma boh, non vado avanti. Ora, alcuni alla scorsa gara nei commenti hanno fatto notare come dovrei mollare le telecamere e concentrarmi sulla guida, perché mi distraggono, mi fanno consumare energie, eccetera eccetera. Perché dietro i video che vedete, se seguite il weekly vlog, sapete il lavoro che c'è. Sicuramente è vero, se non facessi i video sarei... Potrei concentrarmi molto di più sulla moto, sulla guida, eccetera, eccetera. Però il mio lavoro non è fare il pilota e fare video, quindi se non faccio video non corro. Devo cercare di far convivere le due cose. Cioè, ieri ho finito di montare video alle 10:30. Sono venuto qua, non ho dormito niente, sono svegliato tardi, non ho fatto colazione, sono arrivato 9:40, ho messo la tuta. Mezzogiorno e 40 ero ancora con la tuta. Mi sono seduto 2 minuti. Quest'ultimo turno ero veramente stanco. In più tutte le cose che mi hanno detto, la posizione, la sella, le traiettorie, frena qui, frena là, e la telemetria che ho visto di Luca dall'altra voce. Cioè, andare in moto è veramente un casino, non è facile. Devi mettere insieme una quantità di cose e farle tutte così perfettamente che per andare forte in moto servono anni di esperienza, cadute su cadute, gare su gare, giornate su giornate, ossa rotte. Oggi relax totale, recupero le energie, stasera ne andrà presto e domani vediamo di mettere insieme tutti i pezzi e provare a fare qualcosa di decente. Sono le 3:07, sono a letto dalle 9:30, sono stanchissimo, sto morendo, ma non riesco a dormire. Le sto provando tutte, leggere, guardare un film, guardare la TV, fissare il soffitto. Non so, non riesco a dormire. Alle 9:26 ho il primo turno di qualifica e sarà veramente dura. Zero sonno. Comunque ho svelato l'arcano. A cena ho mangiato un dolce che probabilmente conteneva caffè.
A me la caffeina fa questo effetto. La caffeina è una sostanza stupefacente che su coloro che non bevono mai caffè, come me, può avere un forte effetto. Tra gli effetti collaterali più noti c'è l'insonnia, in quanto stimola la concentrazione, aumenta l'attenzione, favorisce il rilascio di adrenalina, aumenta la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Oh, le palpitazioni. Mi batte il cuore, forte, ma non riesco a dormire. Spero di addormentarmi un'ora decente e sto valutando se saltare la qualifica 1 e dormire al mattino e fare solo la Q2. È l'unica, perché sennò è rischioso salire in moto così. Provo a rimettermi a dormire. È stata la nottata più lunga della mia vita. Sono addormentato alle 7, sono svegliato alle 9, ho dormito 2 ore. Non connetto minimamente. Ho saltato la Q1, adesso farò la Q2 e l'obiettivo è vedere se sono in grado di guidare. Le conseguenze immediate della privazione del sonno, oltre alla stanchezza psicofisica, sono cattivo umore, facile irritabilità, difficoltà nella concentrazione, perdite di memoria, alterazione della capacità decisionale, tremori, viso gonfio e pallido. Le conseguenze psichiche della privazione del sonno possono portare a facili incidenti, errori, dimenticanze, riflessi rallentati e tempi di reazione più lunghi. Venerdì notte ho dormito 5 ore, sabato notte 2 ore. 2 ore orribili in cui mi svegliavo ogni mezz'ora. Appena uscito dall'hotel, nel tragitto verso l'autodromo guidavo ai 60 all'ora, ma mi sembrava di andare ai 100 all'ora. L'idea di salire sull'R1 e arrivare in fondo al dritto ai 230 è l'ultima cosa che vorrei fare oggi. Ma non posso non correre. Devo difendere il 5º posto in campionato e portarmi a casa il 1º posto nella classifica rookie. Ma devo tenere a mente che siamo qui per divertirci e in moto ci si fa male e si rischia la vita. Quindi cercherò di aumentare il ritmo piano piano, step by step, con prudenza e riuscire a fare almeno un giro decente. Qualifiche finite, ho tirato giù 1º da ieri, quindi vuol dire che potenziale c'è, però non capivo quello che facevo sulla moto, cioè, però avevo riflessi rallentati, quindi spingere di più era rischioso, perché se non hai riflessi non riesci a recuperare da un eventuale errore, quindi adesso vado a sdraiarmi e in gara punterò a portare al traguardo la moto tranquillo, senza prendermi rischi. Questo turno di qualifica è stata l'esperienza sportiva più difficile di tutta la mia vita. Non potete immaginare quanto sia difficile controllare una moto da corsa con 190 cavalli, coi riflessi rallentati e una stanchezza micidiale. Sono riuscito comunque per miracolo a fare un giro in 1:12.2, mezzo secondo più lento della scorsa gara, ma che comunque mi vale un 5º posto in griglia. Avrei potuto spingere di più, ma era rischioso. Rischiavo di farmi male io, rischiavo di fare male agli altri, e oggi non aveva senso. Attualmente sono 5º in classifica e 1º nella categoria rookie. L'obiettivo di gara sarà arrivare al traguardo e fare punti che mi consentano di finire 5º e vincere il campionato rookie, guidando con coscienza e senza prendere rischi. Punto a fare 2 gare tranquille e in solitaria, ma preparatevi,
perché contro ogni previsione le gare che vedrete saranno tutt'altro che tranquille e solitarie.